Il progetto Il Po' d'Amare è nato un paio di anni fa su nostra iniziativa insieme a Castalia e Corepla, e poi si è unito all'autorità di bacino che, diciamo, ha reso possibile in realtà tutto questo. È nata con una prima sperimentazione a Ferrara e volevamo testare sostanzialmente se il sistema di raccolta sul fiume funzionava, delle plastiche galleggianti, e poi soprattutto vedere i numeri, che numeri tiravamo fuori, quindi che tipo di plastiche potevamo raccogliere e se queste plastiche potevano essere avviate a riciclo. Abbiamo fatto più di 4 mesi di sperimentazione a Ferrara, adesso c'è la seconda fase, faremo altri 4 mesi di sperimentazione qui a Torino, contesto molto diverso, diciamo tratto del fiume molto diverso, e vediamo che risultati vengono fuori. Diciamo è un secondo test, quindi diciamo i dati cominciano a essere, possono essere messi a sistema, quindi diciamo sarà interessante poter fare dei conti alla fine e vedere effettivamente qual è il contributo che questo fiume dà in termini di inquinamento, e se lo dà in termini di inquinamento al plastico in mare. Irene in questo progetto è main sponsor, segno dell'attenzione che ha nei confronti del fiume Po. Per noi l'acqua è fondamentale, sia perché rappresenta uno dei grossi nostri business legati alle centrali idroelettriche, l'acqua affluente, eccetera. Questa è un'opera di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti. Riteniamo che sia un'iniziativa importante. Noi recuperiamo come ambiente i rifiuti, ma li trasformiamo attraverso degli impianti di trattamento in prodotti. Questa è, diciamo, la nostra filosofia nel solco dell'economia circolare.